Beh, abbiamo approvato proprio ieri la semestrale e dobbiamo dire che Castadiva Group nasce dalla fusione tra Castadiva Group SRL e Blue Note SPA che era quotato all'AIM. Quindi questa fusione si è avverata il 5 agosto, per cui abbiamo dovuto fare una semestrale che riportava i risultati di Blue Note SPA prefusione e di Castadiva Group SRL prefusione. In entrambi i casi i dati sono molto positivi. Il Blue Note ha migliorato sensibilmente la sua posizione nell'EBITDA perché l'anno prima aveva tenuto aperto anche in estate, cosa che di solito non fa, per via dell'Expo, e quindi il mese di giugno aveva pesato molto sui conti, aveva avuto un EBITDA negativo di 220.000 euro, invece nel semestre del 2016 è stato sempre negativo, ma solo per poco meno di 50.000 euro. Nel caso di Castadiva SRL abbiamo aumentato sia il fatturato sia l'EBITDA e la posizione finanziaria netta è migliorata di circa 200.000. Beh, diciamo che intanto c'è stato questo grande obiettivo della quotazione all'AIM di tutto il gruppo. Adesso i soci di Castadiva Group SRL che sono diventati soci di Castadiva Group SPA, il Blue Note nel frattempo ha cambiato nome in Castadiva Group SPA, detengono una maggioranza importante, circa l'86% di questa nuova entità combined, e quindi siamo quotati, abbiamo una capitalizzazione di circa 31 milioni mi pare alla quotazione di ieri, e questo è un fatto importante. Questo ci ha dato molta visibilità, siamo l'unica società del nostro settore, che è quello della comunicazione, degli spot, degli eventi live, ad essere quotata su un mercato in Italia. Siamo presenti in 10 paesi, in 14 città nel mondo, in tutti e quattro i continenti principali, e quindi insomma il risultato è notevole perché potremo accedere al mercato dei capitali, abbiamo in mente di fare un aumento di capitale che dovrebbe consentirci di fare acquisizioni e quindi una crescita importante nei prossimi anni. Il mercato della comunicazione è in una fase di transizione molto importante, sta cambiando assolutamente tutto a causa dei social media e dei mezzi digitali in generale. Quindi il pubblico che una volta era assicurato ai pubblicitari dal fatto che nel prime time era certo che sarebbe stato davanti alla televisione, oggi non c'è più, in particolare nel segmento dei giovani. I minori di 30 anni sostanzialmente non guardano la TV, ma si vanno a cercare il loro proprio palinsesto di serie TV o quant'altro su YouTube e altri media, e soprattutto stanno sui social delle ore e delle ore ogni giorno. Quindi bisogna prima accaparrarsi un pubblico grazie a contenuti emozionanti, istruttivi oppure scandalistici oppure divertenti, e questo va fatto attraverso la creazione di uno storytelling importante, molto ben pensato, e noi siamo capaci di farlo. Quindi crediamo di essere in linea, di avere capito un po' prima di tanti altri che questa era l'evoluzione, che bisognava attrezzarci per fare questa opera di produzione di contenuti, branded content, se si fa per delle aziende, o anche consumer content se si fa per il largo pubblico.